Ed ora nella Superlega di pallavolo maschile si è quasi definito il quadro dei quarti di finale. Nei turni preliminari dei play-off, Modena e Piacenza passano il turno, Milano e Verona vanno alla bella. Sentiamo il nostro inviato Maurizio Colantoni. È una Piacenza che soffre, lotta, ha tantissima qualità, alla fine una ottima partita con Padova, un 3-1 che porta la Gasteiz ai quarti di finale. Ci sarà Trento, il capitano Trevor Crevenot vi fa soffrire Padova, però alla fine questo cammino continua. Sì, diciamo che adesso giocare i playoff e vincere, punto, quindi vincere in due gare contro Padova è una buona cosa, poi abbiamo ancora tanto da lavorare per essere pronto contro Trento, però vincere qua è una buona cosa. Cosa ti sembra questo cammino? Perché eravate partiti veramente in difficoltà con i nomi importanti di una grande squadra, poi piano piano avete trovato un vostro equilibrio, no? Sì, diciamo che abbiamo trovato un po' di stabilità, un po' di continuità nel gioco. Abbiamo avuto un buco d'aria, per esempio, nel terzo set, dove abbiamo fatto un po' di errori tutti, ma contro una squadra come Trento non possiamo farlo. Pochi giorni per trovare la concentrazione, però dovrete essere veramente oltre il 100% per affrontare una squadra come Trento, però a questi livelli cioè tutto può succedere perché sono le squadre più forti di questa stagione, no? No, certo, sappiamo che Trento ha fatto una squadra per vincere il scudetto, sono loro i favoriti su questo quarto di finale. Poi vediamo, dovremmo giocare al 100% senza pensare, giocare e vedere alla fine cosa succede.